Jerome, vuoi togliere lo schermo? Accidenti, ho avuto ragione a non sposarmi. Una moglie così sarebbe stata la mia rovina. Non è tua moglie, ma stai attento lo stesso. Una volta al mese, e precisamente il 25, le paghe di 4 grosse compagnie vengono depositate in quella banca. Il totale dei 4 depositi è davvero imponente. In quel giorno la banca anticipa la chiusura alle 13 e riapre alle 9 del mattino seguente. Quindi avremo esattamente 20 ore per realizzare il mio piano, che ho appropriatamente chiamato Operazione Alter Ego. Abbiamo un largo margine di tempo. Chi fa la parte del direttore della banca? Di Dorjean? Sì. Nessuno. Prego. Non si può sostituirlo, perché lui è il solo, oltre al presidente della banca, a conoscere la combinazione della cassaforte. Prego. No, Bayon. Fin d'ora dovrete essere fuori e dentro il vostro doppio. Dovrete far vostri tutti i loro vizi, modi di fare, abitudini. E, Bayon, mi rattrista informarti che il signor Guinée beve soltanto acqua. La beve liscia? Ho paura di sì. Jerome, per favore, preparami un'acqua doppia. Liscia. Subito, signor signor Guinée. Oh, no, Aligny. Purtroppo devo chiedere un grosso sacrificio anche a te. Perché vedi, il tuo signor Flamand non fuma. Comunque, consolati, in compenso è morbosamente dedito alle caramelle a rabarbaro. Rabarbaro? Ma è roba per il fegato, il mio funziona benissimo, il rabarbaro è amaro anche. Ti amareggerai per il trionfo della causa. Prego.